La riunione di questa mattina alla questura dell'Aquila del GOS, gruppo operativo di sicurezza, ha confermato l'idoneità dello stadio comunale Francesco Pallozzi ad ospitare la gara di domenica prossima del campionato di Serie D tra Sulmona ed Ancona. Dopo la riunione dello scorso 5 novembre al commissariato del capoluogo Peligno, c'è stato l'ultimo passaggio prima di dare l'ok definitivo allo svolgimento della partita al Pallozzi. Il capo di gabinetto della questura dell'Aquila, Nicola Zupo, ha ricevuto i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e del 118. Sono intervenuti il dirigente della polizia di Sulmona, Francesca Lachioma, il comandante della polizia municipale, Antonio Litigante, il vice sindaco Luciano Marinucci e per la società del Sulmona Calcio il segretario generale Giampaolo Gorelli e il responsabile del servizio stadio Augusto Amori. Si prevede l'arrivo di circa 200-300 tifosi dell'Ancona che verranno sistemati nel settore prato riservato esclusivamente agli ospiti, che può contenere 295 spettatori, mentre in tribuna la capienza è di 1116 posti. Non arriveranno richieste di prevendita dalle Marche, i sostenitori anconetani acquisteranno i biglietti direttamente ai botteghini e avranno a disposizione l'area camper di via Iapasseri per il parcheggio. I cancelli dello stadio dovrebbero aprire tra le 12.30 e le 13. In considerazione dell'eccezionalità della gara ci sarà un incremento di forze dell'ordine per garantire la massima sicurezza in quel che dovrà essere una giornata di sport. Fino alle ore 20 di sabato nella sede sociale di Piazza 20 Settembre e negli altri punti autorizzati sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita per la tribuna al costo di 15 euro interi e 10 euro ridotti per donne over 65 ed under 14. Acquistandolo invece domenica direttamente allo stadio costerà 20 euro, mentre i tifosi dell'Ancona pagheranno 12 euro per accedere alle gradinate.